Ed eccoci qui, ripartiamo con una nuova stagione di video, ma gli argomenti però purtroppo restano vecchi, vecchi, datati, anacronistici, ma noi non ci arrendiamo. Non è la sinistra che vuole lasciarsi alle spalle il Quattrocento, sono i working paper che stanno elaborando a Palazzo Chigi. I working paper. Sulla base del fatto che la natalità nel nostro paese sta scendendo, non abbiamo immigrati stranieri a sufficienza e quindi quota 100 semplicemente non è sostenibile per le finanze del nostro paese. Oggi, come abbiamo sentito dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari, si parla di pensioni, di giovani che non avranno una pensione, che la gente andrà in pensione almeno a 70 anni, perché non ci sono abbastanza nascite, perché non ci sono abbastanza immigrati, bla bla bla. Insomma, le solite cose. Ma perché continuano a ripetere le solite cose giornalisti e politici? Perché ovviamente sono ancorati ancora alla vecchia concezione per cui il denaro è scarso, è poco, non ci sono i soldi. Che ovviamente, se parti da questo presupposto, non può che conseguire un ragionamento logico, apparentemente logico. Allora, il ragionamento sostanzialmente dice: i contributi che i lavoratori versano servono a pagare le loro pensioni, i lavoratori sono destinati a essere sempre meno e i pensionati a essere sempre di più, quindi il sistema non può reggere e quindi bisogna andare in pensione più tardi. E il ragionamento fila, ha una sua logica. Peccato che all'origine di tutto questo ci sia una premessa vecchia, anacronistica e oggi sbagliata. Perché considera reale questa premessa il fatto che i soldi siano scarsi? Perché considera reale il fatto che la scarsità di denaro sia un vincolo insormontabile? Ma se ci segui da un po', sai benissimo che non è così. Il denaro non è scarso, vero Mario? Well, technically no. We cannot run out of money. So we have ample resources for coping with all our emergencies. E se è scarso il denaro è perché c'è stata una decisione politica per renderlo tale e quindi una decisione politica opposta può diventare sufficiente per pagare tutto ciò che è necessario, comprese le sacrosante pensioni, senza vincoli ovviamente basati su decisioni politiche. Quindi sarebbero sufficienti due cose. La prima è la comprensione di come funziona un'economia monetaria moderna, che è quella nella quale viviamo. La seconda è la volontà politica di farlo. E come scrive la professoressa Stephanie Kelton in questo suo grande libro, Il mito del deficit, che tra l'altro stiamo continuando a regalare ai nostri iscritti, ai nostri nuovi iscritti al videocorso completo di FEF Academy, come scrive la professoressa Stephanie Kelton, il programma pensionistico, scrive Kelton, non rimarrà senza soldi se lo facciamo. I vincoli in cui si dibatte la Social Security, cioè il sistema previdenziale, diciamo così, sono di natura politica, non economica.